Sono molto lieto di incontrarla. E in rappresentanza dell'Assemblea Popolare Nazionale della Cina vorrei porre a lei il benvenuto più caloroso per la sua visita di Stato in Cina. Le relazioni sino-italiane vantano una profonda base storica, solide fondamenta di volontà dei popoli e un forte legame di interessi. La Cina desidera impegnarsi con l'Italia per tramandare lo spirito della Via della Seta, dalla storia millenaria, per promuovere i rapporti sino-italiani e raggiungere un livello più alto e per iniettare più energie positive alle relazioni sino-europee e alla pace e alla stabilità mondiali. Grazie. Grazie, signor Presidente, per l'accoglienza. Ed è un gran piacere per me poterla incontrare e scambiare opinioni nel corso di questa visita di Stato, per me molto importante. È la seconda che svolgo in Cina, e registrando ogni volta non soltanto forte amicizia, ma una crescente amicizia. Ieri con il Presidente Xi Jinping abbiamo affrontato molti problemi, su ciascuno dei quali abbiamo registrato una piena sintonia e convergenza di valutazione che sono la prova della crescita di amicizia e di volontà di collaborazione reciproca, sia bilaterale sia nell'ambito del rapporto tra la Cina e l'Unione Europea. È davvero, come lei ha detto, un fondamento che neanche si inquadra nel rapporto di strategico di partenariato globale che compie 20 anni, ma che nasce da molto, molto tempo prima. Dicevo al Presidente Xi ieri che, avendo visitato il museo dove vi è la mostra di Marco Polo, ho visto il grande bassorilievo che illustra la storia millenaria della Cina, e con grande orgoglio ho registrato che vi sono due figure italiane, Marco Polo e Matteo Ricci, a dimostrazione del rapporto antico che lega Cina e Italia, che trova oggi una declinazione attuale, piena, collaborativa, sul piano politico e della visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, di multilateralismo, di collaborazione, di apertura delle relazioni economiche, sia sul piano culturale, con una collaborazione intensissima che vive i nostri paesi. Per questo questa visita per me è molto importante. E lei ha ricordato cortesemente che vi è stata pochi mesi fa la visita del Presidente del Consiglio Meloni. È del tutto inconsueto una così ravvicinata presenza del massimo vertice del nostro Paese. Questo manifesta quanto sia importante per noi sviluppare sempre più il rapporto di amicizia e collaborazione con la Cina.